Andiamo ora a Cannes con la nostra inviata Anna Praderio, che ci parla dell'idolo maschile sexy del momento, Robert Pattinson. Robert Pattinson, diventato famoso con il personaggio del vampiro romantico della serie Twilight, è la giovane star di Cannes. L'attore inglese è al festival con due film applauditi, Maps to the Stars di David Cronenberg in gara per la Palma d'Oro e il western moderno The Rover di David Michaud, ambientato in un futuro apocalittico e violento, e le sue fans lo festeggiano sul tappeto rosso. Sto crescendo ed entro in un'età più matura della mia carriera, ci dice. Sono fortunato a recitare nel cinema d'autore con grandi registi. Sarò sempre grato a Twilight che mi ha dato la popolarità. È stato come essere catapultati sull'ottovolante. In Maps to the Stars di David Cronenberg interpreta un aspirante attore che a Hollywood si guadagna da vivere come autista di limousine. È già molto reclamizzata la sua scena d'amore in auto con l'attrice Julianne Moore. Il film è una satira feroce dell'ossessione hollywoodiana per la celebrità e del fenomeno delle star teenager, gli attori che recitano sin da adolescenti. Hollywood, dice Robert Pattinson, è rappresentata come una specie di inferno in cui gli attori prendono droghe e sarebbero pronti a passare su un cadavere per una parte. È un'immagine molto inquietante. Naturalmente non è solo così, ho conosciuto anche tanti aspetti positivi di chi fa cinema a Los Angeles. E a Cannes, nella stessa competizione a cui partecipa, la sua ex fidanzata nella vita e nella serie di Twilight, l'attrice Kristen Stewart, che gareggerà nel film francese Sils Maria di Olivier Assayas. La coppia si è separata, ma Robert Pattinson parla sempre con affetto di lei. Sono sicuro che Kristen andrà benissimo in concorso, ci dice. Io e Kristen siamo sempre stati profondamente legati sin dal primo film di Twilight. È una bravissima attrice e le auguro di continuare ad avere successo. Ora facciamo una piccola pausa e torniamo da voi tra poco.